va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni, un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti, con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti, buon ascolto e buona visione. Oh.
scusate ragazzi, scusate, abbiate pazienza, ma sto smontando l'albero, ma è già iniziata a casa Peretti, no? Eh sì, ti ecco. Rocchi, sei in ritardo. È già iniziata. Certo. Sì. E quindi dovrei, non posso più smontare l'albero? No, anche tienilo, non ti dona, tienilo. Ma come tienilo? Tienilo bello. Ma cosa c'è? Tienilo dopo. Ma sembro Marina Ferrara ai tempi d'oro. Ma no, bravo. Salutiamo Marina Ferrara. Cosa c'è? Sera. Non si smonta ancora l'albero, Peretti, il 6 gennaio dopo che passa la Befana. Guarda che bella pallina esatto. Che avevo quest'anno. Sì. Quindi, bravo. Ah, quindi non si smonta l'albero? Non ancora. Perché devono ancora arrivare i remagi. Oggi pensavo io adesso, perché i miei gatti ci hanno già pensato un po' di... Immagino. Sono tre notti che ci provano a smontarlo, quindi vabbè. Togliamo questa cosa che sembra un po' cugino di campagna. Buonasera amici, quindi se è iniziata la puntata presento. Buonasera amici, benvenuti in casa Peiretti. Siamo dal vivo, oggi è... Oggi è mercoledì. Siamo dal vivo, assolutamente ho sbagliato anche le parole, quindi siamo ultra dal vivo. È la cosa bella di casa Peretti. Certo. Fatemi salutare, augurare buon lavoro a questi tre miei compagni questa sera, partendo dalla fisarmonica di Enzo Lasino. Ciao, buona per serata. Passare alla voce di Valentina Branca e al pianoforte di Piero Della Musica. Buonasera. In regia questa sera abbiamo il nostro Fabrizio, vediamo se è pronto. Fabrizio, ci sei? Io sono sempre pronto. Eccolo, va. Figurati. È vero. No, non ce la fai a mettere in difficoltà. No, lui è sempre pronto per davvero. Bene. Benvenuti amici a casa. Buon lavoro Fabrizio. 348 80 40 254, il numero per giocare con noi, e il numero per salutare qualcuno, per augurare, fare gli auguri a qualcuno, il numero per le vostre richieste. Proprio come ha fatto Massimo da Brescia, che voleva ascoltare un brano di Fiorella Mannoia, Le notti di maggio. Eccola qui. Se questa è una canzone con cui si può parlare, se questa è la tua immagine.
musica italiana e sono contento perché l'hai fatta, hai omaggiato chi ha scritto questo brano. Abbiamo suscitato anche l'interesse di Blasone, visto che ogni tanto voleva arrivava un vola po' vola addirittura, sì, come sì. La Befana è arrivato per forza perché qua non abbiamo una cosa normale in casa Peiretti. Ragazzi, com'è andato Capodanno, Piero? Bene, benissimo, molto bene. Enzo ancora. molto bene. Allora, proviamo a fare il giochino, vediamo un po' se parte la nostra sigla. Il panettone di casa Peiretti è pronto, sono più due, questa sera e domani, guarda un po' la mappa. Tutti li ho finiti. Li hai fatti fuori tutti? Quasi tutti, ancora due. Io li ho finiti tutti. Non solo più due, guarda dove siamo arrivati, Anche a Barge Bagnolo. Guarda. Ovunque, Rivoli, Moncaglieri, Aosta, Ovada, Alessandria, dappertutto. Ecco, questa è l'amore dei miei telespettatori. Guarda, mi riempiono il Piemonte. Lago Maggiore. Riempio il Piemonte di panettoni. Come fare per vincere il panettone? È semplice. Io adesso manderò in onda qualche secondo di una canzone molto famosa. Questa sera è molto famosa. E voi provate a indovinarla. Scrivete un messaggio al 348 80 40 254 con il titolo della canzone, chi la canta, quindi l'artista che ha portato al successo questa canzone, il vostro nome, il vostro paese, il primo messaggio giusto ma completo deve essere, che arriva in redazione in Corso Reggio Parco, dove c'è il buon Fabrizio. Primo messaggio giusto vince il panettone di casa Peiretti. Siete pronti a giocare, amici a casa? Quindi sul volume della TV, lasciate stare qualsiasi cosa state facendo, anche se bruciate l'arrosto, chi se ne frega, è più importante vincere il panettone di casa Peiretti. Occhio al T9. Esatto, Enzo, ecco. Perché a volte presi dalla fretta c'è il T9 che aiuta, ma talvolta può indurre in inganno, giusto Enzino? Più che in inganno, che si sbaglia ciò che uno può scrivere. Esatto, quindi siete pronti, amici a casa? 3, 2, 1... Eccola qui. Quindi, Ma sì, troppo buono. È facile, Ma dai. Ma qua no, stasera è difficile. Stasera l'ho fatta difficile. Anche perché ci sono due accordi di chitarra e una nota grave del pianoforte. Sì, vabbè, dai. Ma che questa sera vi garantisco che non è facile. Sono andato al concerto. Io l'ho già indovinata. Io sono andato al concerto. E chi se ne frega, però. Per dire che bene o male. Sei simpatissimo. Ok, vabbè. Chi se ne frega. No, vabbè. E anche io lo amo Enzo all'asilo, quindi mi posso permettere certe. Vuol dare un piccolo aiuto? Così. No, è già facile così. Ho detto che sono andato al concerto. Chi era contento di vedere il concerto. Puoi rispondere tu anche. No. Tanto vale che gli mastichiamo già il panettone. Aspetta. Aspetta, facciamo ancora sentire una volta. Dai, falla sentire, ma è facilissima, dai. Basta. Avete un'idea a casa? Ok, giocate insieme a me al 348 80 40 254. Ragazzi, abbiamo fatto due brani usando la tecnologia dell'MP3 e voi ci avete suonato egregiamente sopra, ma adesso voglio tenere un po' chiuso il computer, almeno per i prossimi brani, perché sono Una rotonda sul mare e I miei giorni felici. Quindi vi lascio la scena, mi raccomando. Ma parto io. Omaggiate queste due grandi canzoni. Che c'è? Parte lui, però. Dove va? No, al concerto va. Aspetta. Metti l'effetto. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare. Tu non sei qui con me, amore mio, dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre, sai, ti penso.
una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Musica, che bello stare qui con voi questa sera. Enzino, non me la vorrei, se ogni tanto scherzo un po' con Enzi. Se l'era già dimenticato. Se l'era già dimenticato lui. Ma infatti. Ma di cosa? Niente, del concerto. Gioco un po' con te, altrimenti... No, ma guarla che era un messaggio che qualcuno aveva capito. Qualcuno tu non l'hai capito. Stava dando un suggerimento. Sei andato al concerto. E cosa vuol dire? Sei andato al concerto. Ho capito. Non eri da solo, probabilmente eri in tanto. Ho detto che è stato un bel vedere. Quindi guarda, sei andato al concerto di Luca Frencia. Va bene. Allora, salutiamo Luca Frencia, mandiamo la pubblicità. Non è Luca Frencia. Mandiamo la pubblicità. Poi ah no, aspetta Fabri, aspetta un attimo. Prima della pubblicità voglio ancora far sentire un attimo la canzone misteriosa. Silenzio, eccola qua. Dici che l'hanno già indovinato. Dai. Secondo me no. Vedremo. Ce lo dirà Fabrizio nel terzo tempo. Adesso ci fermiamo 2 minuti e mezzo e pubblicità, poi ancora qui con questi 3 Matt. Ok? Pubblicità. Siete belli, sapete. Grazie. Prossimo brano qui in diretta in casa Peiretti, Ivano Fossati, La musica che gira intorno. Sei pronto, Piero? Siamo pronti. È nato. Eccolo qui. We'll be right back.
puoi chiamare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati, prendete facili, uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati, sarà possibile sì, incontrarli in aereo, avranno mani, avranno faccia di chi non fa niente, mente, niente sul serio, perché l'America così come Roma mi fa paura, e il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna, sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora, musica senza futuro, o non ha capito mai nessuna lezione, sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui, sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire un solo sì, sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi cercare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati, tenere fra i pensieri di ieri, se non ci avranno ancora scordati, sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro, sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Pieno della musica! Grazie! No, grazie a te perché hai fatto riscoprire agli amici di Casa Peretti un gran bel brano. Non abbiamo mai cantato questo brano, proprio bello, bello, bello. E anche Valentina ha apprezzato la tua scelta, sì, vero? Sì, 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 mi hai fatto venire in mente appunto questa canzone che conoscevo, ma l'avevo messa un po' lì, no? Nei cassetti, ecco, della, memoria. Poi quando le ascolti dici, va che bel brano, però va non so, che a un certo brano. Punto sembrava ci fosse qualcuno che ti pestava il piede, né? Ai, ai, sì, sì, che mi prendeva. Lo prendeva. E adesso andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi che avete mandato questa sera. Vai Fabrizio, in regia. All right. Musica uguale magia. Baci, Laila. Ciao Laila, grazie. Ciao Laila. Che bella rosa. Sì. Ciao Enrico. Ciao Enrico, saluto Piero, Enzo, la brava e bella Valentina, Massimo da Brescia, domani! Ciao Massimo! Ciao! E salutiamo tutta Brescia, grazie! Siete bravissimi, un saluto da Mentone, Mara e Gianni! Che bella Mentone! Bellissima! Lì è la chiesa di Notre Dame de Menton. Non è vero, però tutte le chiese in Francia si chiamano Notre Dame. Le vele del cuore ogni sera fanno rotta verso casa Peretti per ascoltare sempre la vostra stupenda musica. Tanti baci Dani, grazie. Alessandria. Ciao Dani. Le vele del cuore, però che bella poesia, fanno rotta verso casa Peretti. Fantastico.
E andiamo avanti con i messaggi. Nel frattempo un po' di musica dance. Ciao, aspetta, oh, Enrico Peretti, auguri buon compleanno ad Alberto, Ariana di Tetti Francesi Rivalta e Torino, da Antonio Princeri Rivalta, buonasera a tutti, auguri Alberto! Auguri! E che bella torta! 43 bella. Anni e non le dimostra, bravo, bravo Alberto, così! Sono fragole, sì. Sono fragole, ciao Enrico Amedeo, come sempre bravissimi, ieri c'era Amedeo, anche se non lo conosciamo vorrei salutare Ivan da Pontei perché giovedì scorso eravamo proprio nel suo paese a vedere il bellissimo presepe meccanico. Paola, Agnese, Maurizio d'Armeno, Lago d'Orta, ciao! Ciao! È un messaggio, ciao! È un messaggio probabilmente arrivato ieri, è sfuggito alla regia di Paolo, comunque mi fa piacere mandarlo in onda questa sera. Buonasera amici, con i ragazzi bianconeri appesantiti dalle feste ancora in campo, noi saltiamo da un canale all'altro, un bacio da Alfonsina e Germano, ma no, potete anche restare qui. Ve lo do io il risultato, non lo do. Caro Enrico, visto che hai detto che stasera c'è il maestro Piero della musica, è qui, non è che potete farci sexy tango di Concato? Sì. Un abbraccio a tutta casa Peretti da Laura e Angelo di Mondovi. Cosa, la proviamo nella pubblicità? Vuoi provarla? No, la facciamo, dai. Caro Aristo, ok, questo lo dai. Quindi sexy tango di Concato. Buonasera ragazzi, ho richiesto ieri in ritardo, vorrei ascoltare Viceversa di Gabbani. Grazie Milena, la mettiamo in programma Viceversa di Gabbani. Prossime puntate arriverà, l'abbiamo fatta di recente. Grande Vasco, fa sempre piacere, grazie Piero. Flavio da Bagnolo, posto scritto, un Vasco comunque aveva ragione a dire voglio una vita piena di guai. Grazie Flavio. Ma sei sicuro? O secondo me anche senza guai la vita va bene lo stesso. Senza guai, esatto. Casa Peretti e allegria, musica e vita, fantastici. Laila di Robella d'Asti. Robella d'Asti. Miam miam miam. Ciao Valentina, hai una voce meravigliosa. E ha ragione, sì, sono d'accordo. Un applauso alla nostra Valentina. Ciao Casa Peretti, vista la bravura dei tuoi artisti mi fate io non so parlare d'amore. Grazie Giuse da Novara, grazie Giuse, abbiamo fatto di recente anche questa. Anche stasera siamo volentieri in vostra compagnia. Volevo dire alla mia Ilaria che anche se a volte sono sbadata e persa nel mio mondo, l'amo veramente tanto. Un caro saluto a tutti voi, Melania. Allora guarda Melania, io ti capisco, pensa che io lascio sempre le porte degli armadi aperti, ok? E c'è sempre guerra, quindi a volte può succedere di essere un po' sbadati, a me sempre. Dream Team, favolosi come sempre, Ciro, il tutù non lo metto, il resto c'è, e non faccio il befano, e chi se ne frega anche a te, ma secondo te ho chiesto a Ciro di fare il befano? No! E allora? Però Enzo ti ha detto che è andato al concerto, per cui più o meno siamo... Di Ciro? Ok. Ciao Valentina, buon anno a te e a tutti voi, siete bravissimi, da Eliana, grazie Eliana. Ciao, grazie Eliana. Di cuore, grazie. Ciao. E andiamo avanti con i messaggi, con la musica. Qui la tua ragazza sempre, Irene Grandi, Laura da Ossola Luino. Quindi iniziamo a provare. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, interessante. Vediamo, buonasera Casa Peretti, Tov Vasco, mi fate ascoltare Sei Tu di Fabrizio Moro per la mia dolce Giulia, che mi sopporta, grazie Max. Mi sopporta. Ciao Max. Vabbè, vedremo di mettere anche questa. Ciao, siamo Enrico e Marco da Rivoli. Secondo noi la canzone è La tua ragazza sempre di Irene Grandi. Hai visto che... Chissà chi è che ha vinto il panettone questa sera. Sono stato troppo bravo. Irene Grandi, la tua ragazza sempre, Laura Mondovi. Grazie Laura. Ma è quell'intro lì che si... È unico. Giorgia, Girasole, Laila di Robella d'Asti. E invece fosse Girasole... Potrebbe essere. E fosse Girasole. Effettivamente potrebbe essere. La tua ragazza la sempre. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Martina da Torino. Ciao Grandi, ciao Martina, grazie. Martina da Torino. La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Valentina da Tromello. Anche una bella canzone. Sì. Soprattutto potrebbe essere la canzone. Potrebbe la canzone di questa sera. Effettivamente. Irene Grandi, la tua ragazza sempre. Se ho vinto, un saluto da Alessandra e Martina da Bricherasio. Certo, solo se ha vinto. E se non hai vinto, io te ne saluto lo stesso. E Mauro dove? Scusa. Susanna, Adriano, Celentano, Civera, Elisabetta da Novara. Quindi vedi che non era poi così scontato, No. Perché abbiamo anche delle altre canzoni. Come Il tempo di morire di Lucio Battisti, Carla da Luserna. Anche perché qua uno deve prendere delle decisioni subito, perché sennò gli altri scrivono prima di loro. Canzone misteriosa, la tua ragazza sempre, Irene Grandi, Fabrizio. Guarda, da Sanremo. Che ciao! Precisa Fabrizia, brava. Fabrizia, la tua ragazza sempre, Irene Grandi, Lucio da Pinerolo. Che preciso Lucio da Pinerolo. Sono tutti precisi.
La tua ragazza sempre di Irene Grandi, Sandra di Lusenna San Giovanni, Torino, ore 20 e 21. Precisa, Sandra. Troppo in ritardo, ahimè. Qualcuno avrà già indovinato, ma Irene Grandi è tra le mie cantanti preferite. Ore anche 20 e 22. Grande Brava, Sandra. Sì, ma è entrata nelle sue cantanti preferite alle 20 e 22. Esatto. No? Certo. Meravigliosa Valentina con i miei giorni felici. Bravi tutti. Ciao Maddalena. Ciao. Grazie Maddalena. La tua ragazza sempre di Irene Grandi, da Antonio Primicelli, Rivalta di Torino. Ciao Antonio, grazie, grazie, grazie. È preciso anche lui. Sì. E queste belle bimbe come si chiamano? Vediamo un po'. Da Novara, Alice e Giulia mandano i saluti ai nonni Joe e Mary. Salutiamo anche noi Joe e Mary. Ciao Joe, ciao, ciao Mary. Joe e Mary. E siete bellissimi Alice e Giulia. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Flavio Bagnolo. Hai vinto una volta, se non sbaglio, eh? No. No. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Dario da Torino, viva gli Statuto. Salutiamo gli Statuto. Viva. Ciao Enrico, Valentina, Piero ed Enzo, complimenti per le belle canzoni. La canzone misteriosa è La tua ragazza sempre di Irene Grandi, lo dicono Giacomo e Silvana del Castagnole Piemonte. Ciao Castagnole. Ciao. Irene Grandi, La tua ragazza sempre, Eleonora, Adele. Attenzione, manca forse il c'è un paese che si chiama Adele, Enzo, tu che hai suonato dappertutto. E dire di no. Allora manca il paese. No. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Tino dei Total Black da Torino. Ciao Tino, grazie. Ciao Tino. Ciao Enrico, secondo me la canzone misteriosa è La tua ragazza sempre di Irene Grandi. Mi fa piacere, manca il tuo nome, manca il paese, però comunque ti saluto. Ciao, ciao caro o cara, chi lo sa. Irene Grandi, La tua ragazza sempre, grazie dei Total Black. Manca comunque la città. Ciao, la canzone La tua ragazza sempre di Irene Grandi, Alessandro Danone. Questo è preciso. La tua ragazza sempre di Irene Grandi, Max da Baveno. Max da Baveno, certo. Allora regia, io devo fermarmi un attimo, continuiamo. La tua ragazza sempre Irene Grandi, qua proprio non ci siamo ragazzi, Irene, manca Irene il vostro nome. Vabbè, ma Irene Grandi, scrivici da dove lo mandi. Scusami. No, pensa che bello davvero fosse Irene Grandi. La tua ragazza sempre. Irene Grandi, virgola, Irene Grandi, da non so dove vivere. Cantata da me. Cantata da me. Ci sono ancora tantissimi messaggi, ma ho degli obblighi importanti che sono quelli pubblicitari. Quindi pubblicità e poi torniamo qui. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Per uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Tintarella di luna, tintarella color latte. Tutta notte sopra i tetti come i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bella la tua pelle, ti fa bella tra le belle. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist, con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo ballo il twist. Ginocchia scendono, le mie gambe tremano, e forse sono brividi, brividi d'amore. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, e forse sono brividi, brividi d'amore. E che sono cose che ci arrivano nella pubblicità, ragazzi. Facciamo vabbè, poi partiamo con è una meraviglia lavorare con questi tre ragazzi, cioè me le invidiano tutti, e se capito. E adesso andiamo a leggere gli ultimi messaggi di questa sera. Vai Fabrizio in regia.
Ciao Enrico, la torta è di 3 kg, buonissima da 3 kg. Ma tutto è per lui. E cioè, mandare un pezzo in qua? Ma ci mancherebbe, sì. Ma scusami, Antonio, cioè un pezzo, non dico tutti e tre, ma 2 kg e mezzo. Ciao a tutta casa Peretti, ciao Enrico, Enzo e Piero Valentina. Volevo ascoltare se possibile quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. La vorrei dedicare a mia sorella, a cui voglio tanto bene, Enrico da Collegno. Mettiamo in programma per le prossime puntate. Buonasera a tutti, la canzone di Rene Grandi da Gianni da Torino. Ciao, non mi ricordo. Ricordo la canzone. Vabbè. Titolo. È sincero. È il titolo. Bello. Non poco mi ricordo preciso, ma sincero. Non mi ricordo la canzone, il titolo. Vabbè. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Nicoletta da Villar Perosa. Ciao Nicoletta. Mara da Venaria, il titolo è La tua ragazza sempre e canta Irene Grandi. Beh, questo è un messaggio tipo Sanremo, e canta. Brava! La tua ragazza sempre, Irene Grandi. Mario da Borgo Manero, ciao Mario, grazie. Ciao Enrico, sono Roberto da Châtillon, la canzone misteriosa è di Irene Grandi, La tua ragazza sempre. Grazie ecco. Roberto, e salutiamo tutta Aosta. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Marco da Pinerolo. Ieri hanno vinto il panettone a Pinerolo, sapete? Bravi. Lasciala andare di Irene Grandi, Valentina da Cicagna, provincia di Genova. Hai ragione Valentina, il ritornello di La tua ragazza sempre è proprio Lasciala andare, ma qualora fosse la canzone misteriosa, il titolo dovrebbe essere proprio La tua ragazza sempre, Irene Grandi. Qua manca comunque il nome e manca il paese, a meno che per privacy dicono io lo scrivo, ma col cavolo che dico chi sono. Irene Grandi, La tua ragazza sempre, Davide da Piovesi Torinese. Ciao Grandi, ciao Davide. Ciao, grazie. Davide, ciao Piovesi. Irene Grandi, La tua ragazza sempre, Ilaria Torino. Sì, precisa anche Ilaria, visto? Buonasera, la canzone di Irene Grandi ed è La tua ragazza sempre. Ciao Giada d'Aosta. Ciao. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Donatella, Pieve Vergonte. Verbania, Irene Grandi, il titolo, La tua ragazza sempre, Settimo Torinese, Laura Mastro Mauro. Ciao Laura. Ciao Laura. Ricordo che banca, ma cioè basta anche solo il nome. La tua ragazza sempre di Irene Grandi. Sì, ok, va bene, ma manca sempre un pezzo di messaggio. Pensa se sono i primi arrivati. Irene Grandi, Guido, Venaria. Ciao Guido. Grazie per la compagnia che ogni sera mi tenete. Complimenti a tutti voi. Un abbraccio da Denzio Giancarlo. Mamma Bruna da Prarostino. Ciao mamma Bruna, 94 anni e tutte le sere dopo cena guarda Casa Peiretti e aspetta proprio Casa Peiretti. Brava. Come sempre bravi. Sentirvi è sempre un'emozione. Un forte abbraccio. Brava Ninni, zia Ninni, viva Ninni. Viva Ninni. Grazie. Ciao Ninni. La mia ragazza sempre. Salutacela. Ciao, un caro saluto da Elisa e Gianluca Piero, che sarà il nostro musicista. Eccoli qua! Ci siamo visti, ciao ragazzi, ci siamo visti prima di venire qui. Elisa e Gianluca, e complimenti e l'onore per il traguardo raggiunto, la patente di guida. Siamo fieri di te. Attenzione, Eleonora, mi raccomando, Occhi sempre sulla strada, la tua ragazza sempre, Irene Grandi, ma non ricordo l'anno, chi se ne frega dell'anno. Un abbraccio da Andrea di San Marzano. No, San Nazzaro. Ciao ragazzi, San questa Nazzaro. Sera va così. San Marzano cos'è? Un San Nazzaro. San Nazzaro, sì. Ma Gianni Nazzaro tra un po'. Cos'è San Leggi lì un'altra precisa. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Silvia Rivarolo Canavese. Ciao Silvia, grazie. Un'altra piacevole serata con voi, bravissimi. Ciao Enrica, grazie. Grazie Enrica. Assomigli un mio carissimo amico d'infanzia che si chiama Roberto. Anche io mi chiamo Roby, sono di Via Dina, so cantare, se interessa. Bene, mandaci una mail, un WhatsApp con un provino. Bravi, ancora bravi. Enrico, potresti fare gli auguri di buona Epifania a Giulia Adele di Armeno? Certo, auguri, buona Befana a voi, Agnese, ciao. Ricordiamo che domani sera ci facciamo gli auguri, ci siamo io, Alessia Luciano, insomma. Grazie per avermi fatto ascoltare due brani che hanno fatto la storia della musica italiana, Una rotonda sul mare di Fred Mongusto, I miei giorni felici di Wes, è interpretata anche da Santino Rocchetti. Vero. Grazie a Piero e Valentina. Non si è firmato, ma che bel messaggio. Grazie, bellissimo. Rosa da Collegno, ciao, siete straordinari, bravissimi. Ciao Enrico, ormai vivo su carrozzella e non ho più possibilità di poterti conoscere di persona. Enrico, continua così. Miki da Novara, ciao Miki. Ciao.
Vengo io. Infatti, perché non? Vengo io. Vai a trovarlo. Molto volentieri. Guarda, tanto farò il tour di consegna dei panettoni. Miki, scrivici il tuo indirizzo, in qualche modo cerchiamo di organizzare, va bene? Allora, adesso è il momento di andare a scoprire, anzi di andare a vedere qual è il video, qual è la canzone misteriosa di questa sera. Noi ci giriamo verso il nostro super schermo. Brava Valentina, vieni qua vicino a me e andiamo a vedere questa canzone qui. A me sembra, mi sembra. Credi, ma non sai. Mi sembra lei, mi sembra lei. Lascia soltanto il tuo cuore, niente di più. La tua ragazza sempre. Complimenti, siete stati in tanti ad aver indovinato, ma chi sarà? Vieni Valentina, vieni. Chi sarà il vincitore di questa sera? Ce lo dice la nostra regia. Vai Fabrizio! Buonasera, buonasera Peiretto. Intanto volevo augurare... Peiretti! No, cioè, Peiretto. Aspetta un attimo, sta cosa sembra un po' fantoziana. Peiretti, non Peiretto. No, te puoi anche chiamarmi come vuoi, ma no, Peiretto non mi piace. Peiretto, perché... Io non so se siamo in una trasmissione musicale o stai vendendo la tappezzeria da mettere sui giubbotti, sulle giacche. Cioè ce l'hai con la, pure ce l'hai con la mia giacca stasera? No, cioè, perché sai, non ti piace? Prima nelle prove stiravi, allora non so se è una lavanderia oppure una casa dove ci sono i musicisti. Sicuramente tu non sei un musicista, quelli che stanno dietro di te lo sono. Hai ancora tanto da fare il monologo o possiamo andare avanti con la trasmissione? Eh? Vabbè, niente, comunque avete scritto in tanti e tante e volevo annunciare, l'annunciamo la vincitrice, non ti interessa? Corcia! Vabbè, allora vince il panettone di questa sera con la tua ragazza sempre di Irene Grandi, Martina da Torino! Martina! Finisce il panettone, andiamo a rivedere la foto, dobbiamo aggiungere il panettone di Torino, guarda, mancava proprio, il centro di Torino, brava Martina, brava. Insomma, che bello, bella questa cosa. E ringrazio come sempre il simpaticissimo Fabrizio come un ananas, dove immaginate amici a casa, avete mai provato un ananas lì? È lo stesso effetto che fa più o meno il nostro Fabrizio, regia. Ma adesso finiamo. Sei così cattivo stasera. No, è lui cattivo, Fabrizio. è lui cattivo con me. Ma io. Mica suona? Mica sono un marinaio, dai ragazzi, dai. Grazie di cuore, grazie Paolo.